Forse ce la facciamo. Buongiorno, vi aspetto. Dopo un po' di tentennamenti da parte del sito, ci siamo. Buongiorno, fa freddissimo oggi, ma noi tanto parliamo di San Valentino, di cose coccolose, quindi. Buongiorno, eccovi. Ho piazzato il telefono un po' più in alto del solito e vediamo se riesco ad abbassarlo perché sono bassa. Quindi... come dire, un pochino, così leggo meglio, ecco, buongiorno, sì, così leggo decisamente meglio. Buongiorno, oggi fa freddissimo, sono in ritardo e dire che mi sono alzata prestissimo per fare un po' di ordini prima di pubblicare la collezione, poi ovviamente ho combinato pasticci anche con la pubblicazione, ma va bene, tutto a posto, dovrebbe esserci tutto, se no ho il computer qui di fianco, rimediamo. Condominio impazzito, buongiorno. Fa freddissimo, oggi non ci funziona la caldaia, non lo so, in questo condominio. Oggi fa freddissimo, c'erano 0 gradi quando mi sono svegliata. Sono un po' in ritardo perché ho voluto fare un po' di ordini stamattina per non trovarmeli tutti domani mattina insieme agli ordini della collezione nuova, che spero insomma saranno copiosi. E poi ho perso un po' di tempo per fare l'importazione perché mi è fallita la prima, non mi ha caricato neanche una quantità e quindi ho dovuto rifarla 2 volte. Buongiorno, come il pane? Perché io e Paola ci dividiamo il palinsesto, mannaggia. Buongiorno. Allora, finalmente ce la facciamo. Era prevista per metà dicembre e vabbè, siamo arrivati un po' lunghi, però insomma, per San Valentino abbiamo ancora più di un mese davanti, quindi siamo comunque sempre in tempo. Adesso vi presento tutto, dovrei aver caricato tutto, ci sono tutti gli elementi singoli e 3 possibilità di bundle che adesso vi spiego. Buongiorno. I bundle hanno una quantità limitata adesso, ma li potrete, possono poi essere ordinati anche se terminano, considerate solo il tempo del ricomporli. Però insomma ancora per un po' li lasceremo attivi almeno fino a San Valentino, almeno fino un po' prima di San Valentino, insomma. Buongiorno, se non faccio tutto di corsa non sono io, che devo fare? Il sito è andato un attimo down, dovrebbe essersi ripreso Martina proprio mentre stavo correggendo una roba. vabbè. Sì, ci sono 3 bundle, andate a vedere adesso, dovreste trovarli tutti perché prima quei 3 bundle non mi erano rientrati nella collezione giusta, perché invece di scrivere collezione tra me e te ho scritto tra te e me, quindi l'avevo invertito. Modalità Grinch, ho fatto i pinguini cinici per accontentare i grinciosi di San Valentino. Il foglio della pagina con le letterine non c'è perché è un vellum. È un acetato, scusami, sì, dovrebbe esserci, l'ho visto prima, aspetta che guardo, se mi prendo il computer qua, ansia, però tra i prodotti l'avevo visto, intanto mi appoggio qui con il sito, dovrebbe essersi ripreso il sito, però sì, ha avuto un momento di down quando ho annunciato, adesso in realtà i numeri mi sembrano normali. Un nome a quei personaggi lì non ancora, però magari lanciamo un sondaggio e li battezziamo, cosa dite? Allora, sì, è l'acetato numero 14, la pagina con le letterine, è tutto un acetato, questo che vedi qui è una carta, adesso ve le faccio vedere tutte, però c'è, insomma mi era venuto un attimo male. Se posiamo comunque qui il computer, ce lo teniamo vicino perché furia mai. Mi seguì mentre caricavo la collezione, stavo sudando 82 camicie perché prima non mi ha preso le quantità, poi mi sono resa conto che nei bundle avevo messo la categoria sbagliata e non era tra me e te, ma tra te e me, quindi non compariva. Cioè, va bene. Non ho fatto fare la fustella dei pinguini perché mi sembravano così semplici da ritagliare e mi sembrava di caricare un pochino troppo la release. Quindi non lo... Il bundle con carta di credito, sì, tra me e te è solo la carta di credito. Non sono in questa collezione, i pinguini cinici non li ho
Non li ho inglobati in questa collezione, ma se cercate pinguini cinici vi esce subito. Allora, adesso vi racconto i tre bundle. Sì, non sapevo come chiamarlo, questo bundle che comprende sia la fustella degli gnomi che la fustella della scatolina, adesso ve lo racconto. Tra te e me, puntini puntini, solo la carta di credito. Mi sembrava spiritoso, dai, su, in mezzo a tanta melassa qua. Mi sembrava carino, no? Se dite che non è opportuno lo cambio. Allora, adesso beviamo Gigio e Gigia, sono deliziosi. Adesso vi racconto anche come è nata questa collezione. Prima ve la faccio vedere e poi vi racconto. Allora, beviamo sto caffè. Spero di avere tutto qua. Madre ha già assemblato i bundle, adesso sta arrotolando le carte. Dunque, andato il caffè che ne avevo necessariamente bisogno. Di un altro po' di caffeina. Allora, è la prima volta che usciamo con una collezione di San Valentino, quindi non so, spero che vi piaccia. A me è nato tutto da questa carta qui. Per me è nato tutto da questa carta qui. Adesso vi faccio vedere un ritaglio. Ho visto questo pattern che ho preso e replicato sulla carta e da lì ho costruito tutta la collezione. Avevo visto questi gnometti girando quando cercavo le grafiche per i kit e me li ero salvata perché mi sembravano deliziosi, allora poteva essere la soluzione giusta. Nasce tutto da quel pattern di cuoricini, da questo qua. Allora, questa collezione che cos'ha? Tra me, restiamo tra te. Che cosa c'è in questa collezione? C'è il pad di carte 12x12, sono 12 fogli, c'è il foglio di stickers, ci sono un vellum, un acetato, 5 carte da rivestimento, i puffy stickers, i die cut, i chipboard, gli enamel dot, le paillette, il washi, l'ognometto, un timbro, una fustella e in più c'è la fustella della scatolina. Il bundle tra me e te, solo la carta di credito, comprende anche la fustella della scatolina. Quello con fustella che trovate, che costa se non sbaglio 101, comprende la fustella degli gnometti, che adesso vi faccio vedere. Mentre poi ce n'è uno senza nessun tipo di fustella, perché magari a qualcuno non interessa, qualcuno non ha la Big Shot, ma volevo comunque offrire la possibilità di comprare il bundle tutto insieme. Allora, pad di carte 12x12. Adesso lanciamo un sondaggio per questi gnometti che sono deliziosi. Allora, il pad lo lascio qua perché madre li ha confezionati, non mi sembrava il caso di disfarli. Vi faccio vedere tutte le carte. Adesso spostiamo questi qua, sticker e acetati, li teniamo qui sotto. Se dite che è troppo cinico, che poi mi sgridano, ma mi sembrava simpatico. Allora, il nostro foglio di sticker è un po' più grande del 30x30. Ci sono assolutamente anche tutti i fogli sfusi, sì, sia dei 12 fogli, non comprende la carta di credito di caricata, ma potrebbe essere un suggerimento per la prossima release, Paola, chi lo sa. Ci sono tutti gli elementi sfusi, quindi potete comprare singolarmente ciò che più vi interessa o aggiungere al bundle cose doppie se ritenete di aver bisogno di prendere dei doppioni. Allora, carta numero 1, il pattern da cui è nata e quindi doveva essere questo. Vi faccio notare che mi sono messa lo smalto in tinta perché poi le malattie, quelle nevrotiche, insomma, sono comuni a tutti. Ci sono poi dei colori in tinta unita, questo lampone, questo grigio. Francesca, ciao, come stai? Questo rosa. Voilà. Poi abbiamo un tovagliato che sapete che ormai, cioè, devo sempre mettercelo. Poi abbiamo questo con l'ognometto con i palloncini, questo pattern con le nuvolette e i cuoricini che mi sembravano veramente carini. Mi leva internet da casa. I camioncini, i track, sapete che anche per i track sto sviluppando un certo amore. Ci sono anche nel kit di giugno, l'ho messo. E faccio un po' come i tovagliati, mi sta diventando un'altra ossessione. Poi questa carta qui sono due fasce 15x30 con la mongolfiera e qui sotto abbiamo l'ognometto con tutte le letterine e la macchina per scrivere. Non ti piacciono gli gnomi? A me piacciono moltissimo e quindi quando ho visto questi erano così carini, però non è tanto da me fare una collezione di San Valentino né è stata mai fatta fino ad ora. Poi ho visto quel pattern e mi è scattata la scintilla, che cosa dobbiamo fare?
Poi c'è questo con i palloncini, le letterine e la cassetta della posta. Simone, tutto bene? Ci andiamo a breve. Ci sono loro due con questo sfondo. Ho voluto dare un colore scuro che contraddistinguesse la collezione per non fare. Come le ritagliamo? Mariella, tanto tu sei bravissima a non ritagliarle, ci offrirai soluzioni molteplici per non ritagliarle. Hai fatto il danno. Fanciulla, sono contenta di risentirti. Bene. Allora, scusatemi, i capelli che. La Don di Honey Bee per San Valentino. Il Lodz, quello del track, credo che ci sia quello dello scorso anno, Paola. Adesso non te lo so dire con certezza. Terza dose ieri, febbrone, immagino. Io il 19 credo che me ne starò sul divano dopo la terza dose. Con la taglierina ghigliottina, sentila. Comunque, ho deciso di dare un colore scuro per far sì che non fosse troppo rosa. Questa è la carta delle tesserine, la carta numero 12. Ho messo al posto delle tag questa volta questi ticket, di cui vi dico tra un po', penso che sarà in programma la fustella, perché la sto lavorando e mi piacerebbe questo e questo. Vedete, un po' come i vecchi ticket del cinema. Questi sono da ritagliare. Qui abbiamo due tesserine 4x6, una 6x4, due 6x4, scusatemi, e due 4x4, quindi 10x10. E queste sono le carte. Vi faccio vedere le carte da rivestimento prima, che così le possiamo restituire. Questo, che doveva per forza esserci, era il mio pattern preferito. Palloncini, che vanno bene un po' con tutto. Le letterine, le ho messe dappertutto. Scusatemi, le ho messe dappertutto. Ci sono un po' sparse nelle carte. C'è la carta da rivestimento e c'è il foglio di acetato. E poi ho messo questi due colori. Come rosa, secondo me il rosa di febbraio, scusatemi, va benissimo. Adesso poi magari ve lo faccio vedere insieme. Non ho voluto fare un ulteriore rosa quando quello di febbraio sapevo che sarebbe andata bene. C'è la fustella di Honey Bees che ti fa questo track bellissimo in cui puoi mettere anche le cose dietro sul carico e sono stupende. E quel track lì ha una serie di add-on per Natale, ringraziamento, secondo me anche San Valentino, i miei capelli sempre che si spargono ovunque. Ed è molto molto carino. Questo è il foglio di stickers. È un po' più di 30x30, però cioè, sarà tipo un 31 perché la mia grafica era sempre un po' strabordante, allora me l'hanno fatto un po' più grande. Questi sono gli elementi, c'è una fila di gnometti. Un po' di letterine, un po' di cuoricini e poi ci sono le frasette. Allora, qui ci sono i tab, una fila di cuoricini e cuoricetti, le clip, i banner. Scusate, ce la posso fare, sono un po' stanca. E qui ci sono i sentiment con lo stesso. Qui ci sono le frasette, scusatemi, con lo stesso font dei sentiment, sia della fustella degli gnometti che dei pinguini cinici. Ci siamo solo io e te, noi due, voglio annoiarmi con te, tu mi stupisci sempre. Questo mi sembrava carino. Un progetto di Mariella, certo. Adesso lunedì, no, martedì gliela do. Ogni mio giorno, cuore mio, insieme siamo belli, il primo pensiero, insieme sono con te sempre, I love you. Riscriverei il mio cielo per noi, a noi non servono parole, mani nelle mani, noi sei la mia meraviglia, tra me e te, tu come una calamita, tra me e te solo il gelato. Ti amo fortissimo. No, il foglio di sticker è a parte, non c'è all'interno del kit di carte. Li ho fatti carini, dolci, è San Valentino. Poi c'è la parte cinica con i pinguini, quindi questi sono carini. Questo è il foglio di acetato, che a me piace tantissimo. Un pochino, lo so, Marianna, però è San Valentino. Offriamo a chi festeggia San Valentino come festa dell'amore. Sì, c'è anche la fustella, adesso ve la faccio vedere. Questo è il foglio di acetato. Sì, Paola, le farò le fustelle, le sto studiando come farle e quante farne. Vediamo, perché mi piacerebbe fare una serie di carte con questi ticket oppure dei timbri, vediamo, quindi sto studiando le dimensioni. E questo è il vellum con i palloncini e i cuoricini, che mi piace sempre molto. Poi partiamo, allora abbiamo il washino che adesso vi faccio vedere. Il font dei pinguini cinici è lo stesso di questo set di timbri. Adesso poi ve li faccio vedere. Intanto, apriamo il washino così ve lo faccio vedere.
se riesco ad aprire il cuscino volentieri. Okay. Allora, eccolo qua. Bustine che mi piacevano tanto, ci sono anche nei puffy stickers, insomma, mi hanno flashata. Ecco qua. Questo è il washi, che mi sembrava carino, in realtà poi questo anche a prescindere da San Valentino è carino su qualsiasi busta, su qualsiasi regalino che facciate. I colori sono anche abbastanza neutri, a parte il rosso. Poi abbiamo la gnometta shaker, no, le letterine per niente, non mi sono piaciute per niente. Allora adesso questa la apro molto molto delicatamente, se riesco. Ok. Ve la faccio vedere, il principio è sempre lo stesso, sono più strati, ve l'avevo anche fatta vedere in anticipazione, e c'è il suo acetatino da mettere qui dietro. Questi sono i piedotti. Allora, la base, qui possiamo inserire un pezzo di carta, insomma, se vogliamo mettere una timbrata o se vogliamo mettere delle shaker. Abbiamo poi questo e abbiamo questo, e i piedini, che così danno un po' più di tridimensionalità al soggetto. È carina, mi piaceva tantissimo. Basta. E la mettiamo via. Vediamo se riusciamo a metterla via senza fare danni. Avrei potuto usare il campione che avevo, ma adesso non saprei esattamente dove. Ops, piedino. Sì, 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 tutti gli elementi li trovate acquistabili singoli, sono stati tutti caricati e poi ci sono i bundle. Quindi di solito che cosa succede? Che comprate il bundle e vi prende, questo sto rompendo il sacchettino, è non buono, e comprate doppio ciò che ritenete potervi servire, che ne so, il foglio di sticker, gli abbellimenti, non riesco più a metterlo dentro, così. Il foglio di sticker, i puffy stickers, insomma, a seconda di quello che vi serve. Poi abbiamo gli enamel dots. Anch'io devo fare ancora la casetta di Natale, con calma, che sono 6 colori, e sono ovviamente i colori della collezione. I chipboard, eccoli qua, bustine, voilà. Poi abbiamo i puffy stickers, poi vi faccio vedere i die cut. Bustine. La fustella del track, quella di Honeybees, ce ne sono due. Se cerchi pick up ti dovrebbero uscire, se non ci sono le possiamo far arrivare. Comunque adesso devo fare un riordino da Honeybees, quindi è facile farle rientrare. Questi sono i puffy stickers, questo è un elemento unico, anche questo che potete tagliare come volete, ed è qua. Poi vi faccio vedere prima il timbro. Ah, ma manca la fustella di questo, sembra di Bignomi. Che deve, se ce l'hai comoda, la cerchiamo. Questo è il timbro, dove ci sono 1, 2, 3, 4 gnometti da colorare. Poi, tu senti ogni mio pensiero, io e te, ti amo, mi manchi, tra me e te non servono parole, sei la mia stella gemella, insieme siamo belli, solo per te disegno cuori sui tavoli e noi, che mi sembrano molto carini. Allora, quelli piccoli, io e te, ti amo, mi manchi e noi, stanno qui dentro, stanno in questa finestrella, e questa qui è la gnometta shaker, ovviamente molto più piccola. I sentiment più grandi, se non ho fatto male i conti, tendenzialmente stanno quasi tutti dentro il cuore, quasi tutti. Quindi è il font è lo stesso, solo che questi sono cinici e questi no. C'è la fustella di questi, che adesso madre va a cercare, perché non è stata messa dentro i bundle che stiamo confezionando adesso, perché la prendiamo al volo, quindi la vediamo dopo. Intanto vi faccio vedere questi, aspettate che prendo un ciotolino. Aspettate che mi si sta capottando tutto qua. Di non far cadere tutto, così vi faccio vedere i die cut. Ecco, voilà. Questa è la fustella degli gnomi. Sì, sì, potete, no, potete, c'è tutto separato, quindi potete acquistare i singoli elementi senza necessariamente dover prendere il bundle. Il bundle l'ho fatto per chi voleva prendere tutto e sono un po' più scontati. Dov'è? Qua. Allora, abbiamo le fustelle che scontornano gli gnomi.
Ah, queste sono dentro un sacchettino, un esperimento che ho fatto, ma credo che non lo rifaremo. Non c'è il biadesivo, quindi non distruggerete l'inserto, però non credo che potremmo ripeterlo. Vediamo. Allora, e poi ci sono le frasette. Scusatemi, la fustella che scontorna le frasette, quelle più grandi. Tu senti ogni mio pensiero e le scontorna in questo modo. Poi magari se abbiamo tempo le proviamo. Allora, oppure io dovrei avere anche qua in realtà le prove che avevo fatto. Adesso vediamo. Poi voglio farvi vedere la scatolina. Questi sono i die cut. Come al solito non li ho contati, ma adesso ve li faccio vedere. Allora. Voilà. Ovviamente ci sono cuoricini a gogo. San Valentino. Questi sono gli occhiali a forma di cuore. Bustine, ovviamente, nuvolette, gnometto, gnometta, caramelle, chiavi, cuori, fiocchi, palloncini, bustine, sacchetto qua, caramelle, dolcini, sono parecchi. La cassetta della posta vintage era bellissima. Questi sono i cuoricini. Cuoricini, ovviamente ce ne sono tantissimi. La macchina per scrivere. Così. Eccoli qua. Bannerino, le nuvolette, il track. Cuori, fiorellini, insomma, tutto in tinta, ovviamente. Voilà, così. Il parallelo cinico degli gnomi è che non facciamo più in tempo per San Valentino. Voilà, cuoricini come se non ci fosse mai San Valentino. Se ti dice esaurito, puoi compilare il form del trovalo per me e ti creiamo l'ordine. Voilà, buona domenica. Voilà, allora mettiamo via queste. Allora, il bundle, quello tra me e te, solo la carta di credito, comprende tutto questo e anche la scatolina. Il bundle con la fustella non comprende questa scatolina, ma comprende questa fustella qui, e l'altro comprende tutto il resto senza le due fustelle. Allora, questa fustella qui, adesso vi faccio vedere la mia aperta, qua, quella con cui ho fatto un sacco di prove. Allora, è da fustellare due volte. È una fustellina che richiede un pochino di pazienza, che sapete, di cui io non sono particolarmente dotata. E ha all'interno anche la fustella per fare la finestrella, che vi fa l'impuntura dentro e fuori, quindi in realtà potete utilizzare la finestrella davanti e anche la taghina che ve ne rimane, e tre taghine che possono essere utilizzate per chiudere il pacchettino o per qualsiasi altra cosa. Allora, questa è la fustella della pazienza, nel senso che ha delle pieghe tonde per fare la chiusura. Queste pieghe tonde richiedono un pochino di accortezza in più, cosa che il Dothraki che è in me non aveva esattamente colto subito. Quindi adesso vi faccio vedere, ne fustelliamo una, la incolliamo e poi vi faccio vedere come si montano quelle che ho incollato ieri, perché uno dei segreti per farla venire bene e precisa è quello di fare innanzitutto bene le pieghe e di lasciare asciugare la colla. Usate la colla e non solo il biadesivo, perché col biadesivo dopo un po' si stacca e sulla piega tonda è difficile poi far venire un bel risultato. Avrei potuto farla in un unico taglio, ma veniva troppo piccola, secondo me, nel senso che questa scatolina, una volta finita, in realtà ha una buona dimensione. Questa è una prova, ha una buona dimensione, mi sembra che sia 6,5, aspettate, o 6,5 o 7. Allora, 4,5 per 7, e l'altezza qui è di 4, quasi 4,5. Quindi in realtà è una scatolina in cui ci stanno una serie di caramelle, bonbon, un regalino, non ci stanno solo tre confettini. Farla in un pezzo unico sarebbe stato più semplice. Sta nella big normale, sarebbe stato più semplice in termini poi di montaggio, ma ci avrebbe dato una scatolina molto più piccola. Quindi adesso prendo un pezzetto, guardate, prendo una carta di queste, delle prove che ho qua, non mi credete, ma
Ieri ho fatto le procedure, ho qui quelle pronte da assemblare per farvi vedere e ce le teniamo un attimo qua. La fustella del perdono, non lo so. Allora, questa è sempre una prova di stampa. Quando fustellate vi basta tagliare la carta 30x30 a metà, quindi una striscia da 6 pollici, 15, qualcosa centimetri. Posizionatela così la fustella per il primo taglio e poi vi avanza lo spazio giusto per fare il secondo. Se la mettete in un altro modo poi non riuscite a ricavare due fustellati da ciascuna metà foglio. Adesso mi taglio questi due e vi faccio vedere. La pazienza, perché mi ero talmente impanicata che a un certo punto l'ho data a Maria e le sue: senti, prova a montarla tu, perché o non mi è venuta bene la fustella o sono particolarmente impedita io. L'esito è stato che sì, il buono si può usare per acquistare il bundle, solo non si può usare per l'abbonamento, la Fidelity e il Trovalo per me, però per il bundle assolutamente sì. E mi sono persa. Il risultato è che io sono impedita con le mie stesse fustelle. Cosa vogliamo farci? Quindi la giriamo così, di modo da poter sfruttare al massimo tutto lo spazio. Fustelliamo. Vedete, prendiamo questa e giriamo, questo possiamo anche eliminarlo in realtà, tanto non ci serve, e in questo modo abbiamo lo spazio per poter fustellare la seconda metà. Se lo mettete al contrario non si riesce, cioè non vi avanza abbastanza carta. Ora facciamo una prova degna. Il verso della carta per fortuna qui non c'è. E se no le dividete in orizzontale e le fate in quel senso lì. Allora, la finestrella che abbiamo qua, adesso gliela va inserita su una delle due facciate. No, Sabine, è un nome stupido per uno dei tanti nomi stupidi che do, nel senso che il bundle che comprende tutto, 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 anche la scatolina, che in realtà non è strettissimamente legata a questa collezione perché va bene per qualsiasi evenienza. Ho pensato di chiamarlo tra me e te, c'è solo la carta di credito. Voleva essere spiritoso, ma forse magari lo cambio se non è di facile interpretazione. Allora, vedete, qui facciamo, iniziamo ad agevolare una piega. Questa qui è la base della mia la facciata, diciamo, della mia scatolina. Questa la posiziono più o meno al centro, la fermo con un pezzettino di washi e fustello. Con un foglio ti vengono due scatoline. Sì, le misure erano studiate ad incastro, solo che avendo questa parte qui che sporge più del resto della scatolina, è necessario avere l'accortezza di girarle, si mette una di fronte all'altra, oppure di fustellarle in orizzontale se volete mantenere lo stesso verso della carta, se usate una carta che ha un verso, ovviamente. Allora, sulla mia carta è ancora più complicato montarle, ho provato con la carta della Taylor ed va un po' meglio, con il Basil è un po' leggerina e per quanto mi riguarda mi crea difficoltà la trama nel fare bene le pieghe, ma potrebbe essere una difficoltà unicamente mia. Secondo me una carta liscia o con una trama non così fitta come quella del Basil è un po' più semplice da gestire, ma fate le vostre prove. Io adesso questa la fustello così vi faccio vedere la finestrella. Vedete, qui ci possiamo mettere, possiamo non metterci niente, possiamo metterci un piccolo acetato ritagliato come un rettangolino qui dietro, che fa sì che si vedano per esempio le caramelle all'interno. Ci potrebbe stare anche un piccolo fularino, per dire, no? Non lo cambio, va bene. E questa è la taghina che vi rimane come avanzo, che in realtà è deliziosa. Se le fate un forellino, io non l'ho fatto perché magari qualcuno lo vuole usare come bannerino, se fate un forellino diventa una taghina un po' più grande delle altre che ci sono all'interno del set e la potete usare come volete. Adesso vi faccio un taglio delle tre taghine. Aspettate che prendo un pezzettino di carta Basic, di questa. Se la trovo. Questa
prendiamo un pezzettino di questa, che è la 2, me ne taglio un pezzetto. Ce la posso fare. Allora, me ne taglio una strisciolina. Sì, puoi anche piegarla a metà e diventa un piccolo tab, certo. Me ne taglio una strisciolina. Questo lo tengo qua. E ci posiziono su tutte e tre le mie taghine. Hanno tutte e tre l'impuntura interna. Adesso le fermo comunque con un pezzettino di washi per evitare che mi si spatascino in giro. Così e così. E le passo nella big. Magari le ripasso perché una è rimasta fuori. Ripetiamo. Ah, questa è ovviamente una prova di stampa, è sul retro, è stampata, però giusto per farvi vedere. Questa l'ho ripassata due volte perché era rimasta fuori, adesso la ripasso, la rifaccio. Queste sono le due taghine, un bannerino, un poligono. Adesso vi rifaccio la prima che è venuta male perché ci sono passata su due volte perché mi era rimasta fuori dal piano da taglio, ma così ve la faccio vedere. E queste hanno già il forellino per il nastro. Ok, e questa è l'altra. La mia carta è una prova di stampa, quella che ho usato, quindi sul retro è stampata. Però se le stampate, se le timbrate, scusatemi, in bianco, ci potete, scusatemi, se le fustellate nel bianco, potete poi timbrarci sopra qualcosa e diventano l'accompagnamento della scatolina, la chiusura della scatolina, potete legarle con un fiocchettino, potete fare un ulteriore forellino, insomma, poi di taghine, salva ritagli, non se ne hanno mai abbastanza, mi sembra di capire, no? Allora, adesso rimetto solo un secondo queste qua, così non le perdo. Un esagono, ti dici? Non so, cioè, sapete che con le forme geometriche ho una qual certa problematica. La carta coi cuoricini è quella da cui è nata tutta la collezione, perché mi era piaciuta talmente tanto che di lì ho detto no vabbè, ma quasi quasi faccio una collezione di San Valentino. Poi sì, collezione di San Valentino, tu, ma stai scherzando? E poi piano piano mi sono messa lì, ho cercato delle grafiche che potessero piacermi, le ho messe insieme, le ho dato un concept che era mio, più mio. È proprio San Valentino che ti sta antipatico. Vabbè, la puoi usare non necessariamente per San Valentino. Anch'io non ho mai, adesso sono single, quindi per carità, però non ho mai particolarmente festeggiato San Valentino. Però insomma, quando sei innamorati, gli occhi a cuore ce li abbiamo tutti. Prendiamo la colla. Guardate, adesso vi zoom un attimo. Allora, bisogna per prima cosa bisogna fare bene tutte le pieghe. Fate attenzione perché, ecco, quando abbiamo fatto la finestrella è un po' più complicato. Fate attenzione perché in particolar modo gli angoli devono essere fatti bene, questi angoli dove ci sono le pieghe tonde, perché altrimenti la piega tonda non verrà bene. Quanto più la carta che usate è spessa, quanta più attenzione dovete fare nel far sì che le pieghe siano gestite bene. Questa riga qui non è un tutt'uno, vedete che non è dritta, quindi dovete piegare prima una parte e poi l'altra, altrimenti vi ritrovate nella condizione in cui la piega è storta. Allora, vedete, facciamo bene la piega e questo dobbiamo farlo prima di incollare qualsiasi cosa. Una volta che abbiamo fatto questa piega centrale qui, in realtà queste due pieghe tonde, vedete, si formano quasi in automatico. Quasi. A me c'è voluto un po' di pratica, eh? Poi bisogna fare anche queste qui. È importante che quest'angolino sia fatto bene. Se l'angolino è fatto bene, la piega si agevola praticamente da sola. Vedete? Stessa cosa di qua. Vedete? Ok.
Questo qui, allora, questo lo sbaglio sempre. Se non sbaglio è così, prima in giù di qua e poi in giù di qua, ma potrei averlo sbagliato, nel caso poi lo giriamo, non è un problema. Poi qui dobbiamo fare la stessa cosa, dove non c'è la finestrella è un po' più semplice perché la carta è più, magari le pieghe potreste farle anche prima di fustellare la taghina davanti. La taghina davanti la potete anche usare da incollare sopra, non necessariamente dovete traforare la scatolina, però mi sembrava carino fare un add-on che vi permettesse più opzioni, insomma. Poi pieghiamo questa qua. Non c'è più il buono sconto compleanno, c'è un buono sconto che potete usare in qualsiasi momento dell'anno, così non abbiamo più il problema della data del compleanno, di chi si dimentica. Trovate tutto nel PDF della Fidelity, che se non trovate più potete trovare da scaricare nell'area download. Voilà. E team, quale team? Nelle novità c'è. Cioè proprio, poi se cerchi tra me e te, collezione tra me e te, ti esce proprio tutta la collezione e ci sono tutti. Facciamo le pieghe tonde. Questa non mi è venuta benissimo, però si può ancora recuperare. E a questo punto agevoliamo queste qui. Vedete che se facciamo bene prima le pieghe, il concetto è che deve venire questo. Ok. No, anch'io cantavo con Perpetennusa, cioè era della nostra generazione. Così e così, perché questo darà poi la bombatura. Non sono certissima del verso, ma adesso poi lo vediamo. Ok, e agevoliamo questa piega qui. Adesso vanno incollate. Allora, io vi consiglio di usare la colla e non il biadesivo, perché il biadesivo dopo un po' si stacca. Se fate un po' fatica a chiuderla è possibile che si stacchi. Invece con la colla, una volta che fa presa, non lo togliete più. Quindi un po' di nuovo qui, un po' di nuovo qui, e le incolliamo sovrapponendo i bordi. Fate attenzione a non andare troppo sulla piega, perché anche questo è un problema poi nel momento in cui cercate di chiuderla. La tenete un attimo ferma. Così. E poi facciamo l'altro lato. La scatolina, vedete che ha questo andamento leggermente curvo, quindi bisogna seguirlo quando la assembliamo in questo senso. Questo lo giro così, anzi giriamo questo così, mettiamo la colla qui e qui e copriamo così. Vedete che non è perfettamente dritta, io questa curvatura la devo un pochino agevolare unendo i lembi, e lo tengo ferma. Se non vi viene la scatolina è perché non è stata incollata con abbastanza precisione, chiedetemelo, perché lo so, perché ne ho buttate via una quantità indegna. Potevo iniziare con una scatolina più semplice, sì, però mi piaceva tanto questa. Ok, e questa è la nostra scatolina. Questa adesso va lasciata riposare finché la colla non ha tirato bene, perché se cerchiamo di chiuderla prima sarà molto complicato, ed è molto verosimile che nei punti qui del tondo dove abbiamo incollato i due elementi si stacchi e quindi rende il tutto veramente complicato. Se invece noi la facciamo incollare, vedete, questa è la scatolina con tutte le pieghe fatte. Adesso io metto la colla. Potete fermare anche i due lembi dentro o potete non fermarli, non importa. Questo è l'interno, questa è la base. E lo teniamo fermo un secondo. Quello che dobbiamo fare è, quando siamo in fase di montaggio, agevolare le pieghe. Una piega sarà molto semplice perché è quella che avete fatto dall'inizio. L'altra, che è quella dove c'è la sovrapposizione dei due lembi, è un pochino più complicata. Però nel momento in cui voi spingete all'interno i due lembi, questi si incrociano così, questa fascetta viene usata per chiudere il perno, vedete? E questi due, se sono stati piegati bene, si piegano di conseguenza per chiudere la scatolina. Questo ho piegato male, questa parte qui, non ho ancora capito bene. Ma è al contrario, che questa parte qui è leggermente bombata, quindi deve essere così. Adesso poi ve la faccio vedere bene sull'altra, nel senso che deve rimanere con questa bombatura qui. Adesso questa l'ho già piegata un po' di volte, quindi probabilmente infatti non rimarrà particolarmente bene. Però
se facciamo bene le pieghe, ops, eccomi, il risultato è più facile. Poi guardate, questa l'ho piegata meno, queste sono le pieghe che ho usato, scusate, queste sono le pieghe comode, diciamo. Adesso facciamo anche le pieghe scomode. In realtà, se abbiamo fatto bene le pieghe, non dovrebbe essere particolarmente difficile. Io ne ho buttate via una caterva, quindi io vi consiglio, la prima volta che fate questa scatolina, se vi piace, se la comprate, di usare una carta da buttare, in caso non vi riesca. Poi sarete tutte più brave di me e quindi vi verrà subito al primo colpo. Io ci ho messo un attimo, tant'è che ho pensato di aver sbagliato qualcosa nella progettazione della fustella. Per dire, allora, queste sono le pieghe facili, questa qui che avevo già fatto e questa qui che sono quelle che si fanno quando la scatolina è smontata. Queste qui, se abbiamo fatto bene le pieghe e questo è ben incollato, non dovrebbe fare tanta fatica a venire in dentro così. Fa fatica se siamo andati troppo vicini al bordo sovrapponendo i due elementi, se non è ben incollato. Diversamente dovreste riuscire senza grossi problemi. Allora, vedete, si piega così e si incastra. La capocchia, il tondo, ha un fermo che adesso poi vi faccio vedere, che tiene ferma la linguetta. Toglietela e rimettetela delicatamente perché non c'è tantissimo spazio, veniva un po' poco aggraziata se avessi fatto più lungo uno dei due perni. Vedete? Questo no, non riuscirò mai a piegarlo dal verso giusto, così è giusto. Adesso, vedete, le pieghe vi vengono bene, se volete un consiglio, lasciate incollare bene 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 la colla. Allora, io l'ho provata anche sul bazil. Allora, io con il bazil, vi dico la verità, faccio fatica, non per la grammatura della carta, che magari però per una scatolina è un po' leggera, ma perché non vedo con la tramatura del bazil bene le pieghe e quindi mi mette un po' in difficoltà. Vero è che se la passate con il tappetino senza paura le pieghe rimangono meglio impresse, per carità. Io ho fatto più fatica, con la mia carta è più faticosa per il semplice fatto che è molto più spessa e quindi le pieghe tonde sono un pochino più difficili da fare, ma se avete la pazienza di farla incollare bene non ci sono problemi. Qui devo ancora fare le pieghe qui sopra, come vedete mi sono lasciata tutta una serie di passaggi intermedi da fare. Questa dovrebbe essere così, così. E questo in qua, di modo che questo pezzo qui sia bombato così. Quindi lo tuffiamo qui dentro e poi lo rialziamo così. Dovrebbe essere giusto. Allora, incolliamo il fondo. Incolliamo il fondo così poi possiamo lavorare sulle alette. Così. Con il craft no, non l'ho ancora provata, però il craft è la morte sua, sta bene con tutto e come grammatura è abbastanza simile a quella della Tailored, quindi direi che potrebbe andare assolutissimamente bene. Allora, le pieghe difficili sono questa e questa, dove c'è la sovrapposizione delle due parti. Queste due le avevo già segnate bene quando ho tagliato la fustella, quindi adesso devo fare questo. Vedete, se noi le spingiamo e la piega è fatta bene all'inizio, viene da sola. Il problema è farla bene fin dall'inizio, piegare bene di modo che gli angoli siano ben evidenti, così la piega tonda viene da sola. Guardate, io ero disperata, però vi assicuro che se rispettate questi semplicissimi consigli è facile e si può fare, ve lo garantisco. I primi magari che farete non vi verranno bellissimi, è il motivo per cui vi consiglio di usare una carta un pochino di recupero, però poi nel momento in cui la colla è asciutta e non vi si disfa la piega, non è difficile. Adesso sempre in piedi dal telefono, facilissimo non è, però vedete questa bombatura qui, quindi la parte tonda va piegata prima in giù, quindi rifacciamolo. Qua, qui l'ho fatto giusto, prima in giù e poi in giù ed in su. Questa ci va ancora un pochino perché si è asciutta, però. E abbiamo ancora queste, ne ho tagliate una serie ieri perché avevo paura di non riuscire a montarne neanche una. Così, per dire. Facciamo anche questa, anche qui. Questo lo pieghiamo in dentro
e poi lo pieghiamo così. Così abbiamo la bombatura della parte sopra che dà verso l'esterno ed è più bellina. Vedete, questo qui è il fermo che vi ferma la linguetta. Questa cosa bisognerebbe farla appoggiata al tavolo, però una scorta da buttare. Guardate, ne ho fatte diverse di prove perché non c'era verso. Poi ho capito che bisognava avere pazienza. Voi sapete che io sono pazienza smunita, sprovvista, e quindi ci ho messo un attimo. Così. Sì, è meglio passare la pieghetta. Sì, io non lo faccio quasi mai, però sì. Allora, la teniamo fermo un secondo e poi vediamo. La piega difficile, vedete che qui c'è la giunzione. Questa l'avevo già fatta, questa la spingo in dentro. Se ho fatto bene le pieghe prima e la giuntura è ben incollata, questa viene giù da sola, senza problemi. Facciamo la stessa cosa di qua, questa è quella facile, questa è quella un po' più complessa perché c'è la giuntura. Ma vedete che si uniscono perfettamente, se è tutto ben. Vedete che lì un pochino si sta staccando, però è talmente tanto forte la presenza della colla che va bene. Sta ancora, insomma. Così. Se poi la vedo, ok. E questa la tiriamo qui così. Questa linguetta è ovviamente delicata, veniva male a farla più lunga, perché poi in realtà, essendo un duplicato, un pezzo, essendo lo stesso pezzo che fustellate due volte, qui sotto sarebbe stata troppo lunga, quindi non si poteva allungare. Se ci piace e se non mi viene una crisi isterica per montarle, potrebbe essere la prima di una serie. Sì, magari la prossima la facciamo per Pasqua, insomma, con una cadenza molto easy che mi permetta di fare tutte le prove del caso. Allora, Teresa, io ti sconsiglio il biadesivo perché è facile che si stacchi quando tu fai pressione per mandare in giù queste linguette, per creare questa cunetta tonda, potrebbe staccarsi. E io ho trovato che col biadesivo non riesco proprio, perché il biadesivo incolla così com'è, non è che dopo un po' si sedimenta la colla, mentre la colla ti aiuta, nel senso che è mobile per il primo posizionamento, quindi la puoi variare se non l'hai incollato bene, e poi quando si incolla in pratica un po' si cementifica, la nuvola è molto forte e quindi è meno facile che quando tu cerchi di montarla ti scappi via il pezzo incollato, mentre con il biadesivo trovo che sia stato che sia stato più difficile. Questa fustella, allora, la fustella entra nella Big Shot, quella classica 5, la fustella alla base sono, non me lo ricordo mai, 7 per 4 e mezzo, e questa parte qui è alta quasi 4 e mezzo. Se consideriamo anche la parte della capotta siamo intorno ai 6 e mezzo. Le fustelle possiamo fare, cioè scusatemi, le taghine possiamo fare in diversi modi. Aspettate che prendo un pezzettino di twine. Allora, possiamo, la cosa più semplice che si può fare è legarle intorno a questa. Poi è ovvio che quando viene aperta la scatolina questa parte qui viene tolta, però esattamente come sono nella confezione, vedete, cioè scusatemi, sulla foto della confezione, è semplicemente legato intorno a questo pezzetto tondo. Quindi io adesso gli faccio fare due giri. Adesso ho perso anche la fustella, ho perso anche la taghina, forse è un po' corto questo, aspettate. Diversamente io ho pensato di fare un forellino, adesso un forellino qui, in cui far passare la taghina. Vedete, l'idea è di passarlo qui. Adesso ve lo faccio vedere ad altezza video, solo che ad altezza video non riesco a girarlo. Così facciamo un nodino e facciamo passare la taghina. Diversamente si può fare un forellino qui. Io in realtà avevo pensato, questo è un suggerimento che mi hanno dato poi, a cui io non avrei pensato sinceramente di mio, quello di legarla in questo modo. Io avevo pensato proprio di fare un forellino, proprio brutali, decisa, senza pensarci troppo. Vedete, io la faccio passare lì e poi faccio un nodino. Va ovviamente tenuta ferma, adesso ragazze, da in piedi attraverso il telefono è un po' la morte legarla così, però è uno dei modi in cui potete legare la taghina alla, voilà, vedete,
va ovviamente fermata con due nodini. Quando bisogna aprire la scatola, questo semplicemente si toglie. Adesso non era ferma, però diversamente un forellino. Vediamo se riesco a prendere la pinza, quella piccola. 1,5, chissà se mi basta 1,5, ma facciamo una prova. Questo qua non è così tanto spesso. Il modo in cui avevo pensato io di usarla era, magari lo facciamo così. Il twine devo fare il riordino, sì, perché effettivamente adesso sono finiti un po' di colori. Questa cosa magari la facciamo prima di chiuderla e non dopo, ma anche dopo si può fare anche adesso, in realtà non è particolarmente difficoltoso. Solo che così non sarà particolarmente ben centrata, infatti forse 1,5 è troppo piccolo. Se usate lo spago va bene, diversamente ci va quella da 3 mm, o usate la big bite o la crop, insomma va bene lo stesso. Adesso io lo allargo un po', questo forellino, così chiudiamo. Questo va fatto prima di assemblare prima di chiuderla, che così lo potete centrare bene ovviamente. E poi molto semplicemente o lo fate a cappietto sul nero, brava, adesso infilare questo qui sul nero sarà interessante, ma guardate, io mi aiuto con il tool and one. Così coincidono i due fori più o meno. Allora adesso magari se abbiamo tempo ne fustello un'altra. No, continuo col bulino. Eccolo qua. Allora, a me piace molto legare a cappio il nastrino, il twine, quello che usate, e poi fermo. Sì, sta più ferma, ma hai meno spazio per poter inserire l'attrezzo che usi per fare i fori. Se invece tu prendi due pezzi tagliati, li sovrapponi uno faccia all'altro, è decisamente più semplice, perché comunque è quello il verso in cui devono stare, fai un unico foro e sai che quel foro comunque ti permetterà di inserire la tua tagghina. Adesso qua ci sono 8 metri di twine, però dopo che faccio il nodo a cappietto io generalmente fermo la tagghina così con un nodino. Cerco di fermarla quanto più vicina possibile, così. Anche con una mollettina, sì, però vedete, se volessi questa tagghina qui la posso anche semplicemente incollare qui, perché questa parte non rimane bombata, vi permette di attaccare appiccichini vari ed eventuali. Quindi è perfetta. Se volete ne prendo una in... mamma, me lo passi un pezzetto di craft, cioè un pezzetto, un foglio di craft, che ne tagliamo un altro, ne tagliamo un'altra serie, c'è altre due. E così vi faccio vedere come farei il foro. Sì, il bazil, quello qui dietro, mamma. Come farei il foro prima, se volete fare il foro. Potete farlo anche dopo, nelle linguette di chiusura. Sì, c'è da dire che devi toglierlo comunque per poter togliere questo. Qui non farei altri fori, ragazze, perché sennò poi diventa troppo delicato. Il disturbo ossessivo compulsivo colpito ancora, doveva essere coordinata, sì, lo sbaglio. Poi vedrò Simone in settimana, credo. Allora, tagliamo sempre 6 pollici, così. Guardate, ne taglio un'altra. Cioè non si può, quello che intendevo è che qui adesso noi l'abbiamo legato, ma per aprire la scatolina questo va tolto, perché altrimenti passandoci questo sopra sdereniamo completamente questa linguetta, e fare il foro sulla linguetta secondo me la rende un pochino troppo delicata. Legarlo qui di modo che poi sia semplicemente sollevabile nel momento in cui decidete di aprire la scatolina è sicuramente la soluzione più indolore per legarci la tagghina. Allora, prendiamo questa,
cerchiamo di riempire la costella senza fare di qua, senza fare troppi danni. E ne tagliamo due, vi ricordo, se, così, se voi la mettete così, poi non avete lo spazio sufficiente per tagliarne due. Se invece le mettete così, visto che saranno faccia a faccia, davvero che è tutta coordinata. È l'unica cosa che coordina lo smalto. Ma sapete che ho un disturbo sulle cromie che devono essere tutte coordinate. Okay, uno è qui e l'altra la mettiamo così. Vedete, questo slargo mi permette di fustellarla a prescindere dalla cimosa. Se l'avessi messa al contrario non avrei lo spazio. Se poi comunque il pezzo sotto della fustella vi va a finire, uno dei due vi va a finire sulla cimosa, non è un problema perché poi viene incollato dentro. Quindi in realtà potete tranquillamente sfruttare anche ritagli di carta leggermente più piccoli del 30,5, quindi del 12 pollici. Allora, poi questa la rimettiamo qua. Allora, facciamo le nostre pieghe. Questa è un po' più morbidina di carta, quindi si riesce più facilmente rispetto alla mia. Questa piega la fate avanti e indietro bene. Questo qui va piegato così e poi così. Poi questo, vedete che non è drittissimo, quindi ne faccio un pezzo alla volta. E poi rinforzo quest'angolo. Questo mi permette poi di riuscire quasi in modo indolore ad avere queste... Ah, con questa carta qui si fa in un secondo. È un po' più leggera della mia, è una buona via di mezzo. Anche con quello della Taylor vi viene bene. Solo che il foglio è più piccolo e quindi sprecate un pochino più di carta. Fate sempre anche la piega di qua, che è il pezzo più difficile. Anche il tondo della ceralacca, infatti, era pensato anche per quello. Rifacciamo anche questo, quindi questo, 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 facciamo questa piega qua, questa piega qua, rinforzate sempre bene quest'angolo, che è importante perché venga bene questa parte, perché quando poi voi lo sedete così, se è stato fatto bene quel passaggio, queste due pieghe tonde si formano quasi in automatico, vedete? Poi questo qui e questo in, girato indietro. Anzi, quello che dicevo prima, siccome queste due andranno poi ad incontrarsi così, se io sovrappongo questi due, no? Così. E faccio il mio forellino adesso, posso scendere più in basso rispetto a quello che mi consentirebbe la Big Bite o qualsiasi altro attrezzo una volta che la fustella è montata, perché ci sono poi rotondità e pezzi che si toccano che non ci permettono di fare lo stesso tipo di utilizzare l'attrezzo nello stesso modo per fare i fori. Mettiamo la colla. Voilà. Qua e qua. E seguiamo la curvatura che ha la struttura della fustella. Non andate mai troppo vicine alla piega, perché questo vi crea problemi nel momento in cui si forma la scatolina 3D. Chiedetemi quante ne ho buttate. La dispersione, perché tra quando ho fatto fare il campione e la produzione vera e propria ho cambiato alcune cose, quindi mi è anche venuto il dubbio di aver, come dire, rovinato il disegno iniziale. Quindi insomma, poi Mariella l'ha fatta, quindi ovviamente ho fugato ogni dubbio. E giriamo qua così e seguiamo anche in questo caso, vedete, la forma che ha la fustella, e lo teniamo fermo un secondo e questa poi va lasciata che si incolli bene. Quella che abbiamo fatto prima, adesso se tanto mi da tanto dovrebbe essere pronta, quindi mettiamo la colla qui e la colla qui, così la chiudiamo.
potete anche metterla sulle alette, io non l'ho mai messa. Così. Ok. Poi partiamo con l'agevolare la piega, quella facile, e poi spingiamo in dentro anche quella un po' più difficile. Vedete che adesso che la colla ha tirato lì non si smuove più, e facciamo la stessa cosa anche di qua, quella facile e quella non facile. Avviciniamo i due lembi e la fustella è pronta per essere chiusa. Li pizzico, spingo e con la linguetta faccio questo. Fate attenzione alla linguetta, è delicata, se vi capita di romperla può succedere, perché è molto delicata. Vedete le pieghe come sono venute bene? Se voi lo fate appena, l'acetato lo metti prima se decidi di metterlo, puoi metterlo anche dopo perché adesso si può mettere senza problemi riaprendola, però ha più senso metterlo prima, quando la fustellina è ancora smontata. È più pratico semplicemente. Di linguette ne ho rotto una certa quantità, poi imparate a maneggiarle senza essere un dotrachi come me. Vedete? Qui non avevo fatto benissimo la piega, forse, però la scatolina finita è così. Ci va quel quarto d'ora, più o meno, no? Perché la colla asciughi bene. Il problema di questa scatolina con le pieghe tonde così è soprattutto perché sono sovrapposte, perché due su quattro di questi elementi tondi sono alla giunzione delle due parti della scatolina. Questo lo rende più complicato, ma se ce l'ho io la pazienza, voi sicuramente farete meraviglie. Allora, chiudiamo la colla, questa le diamo un attimo di tempo perché si fermi, si stabilizzi, e la chiudiamo per ultima. Queste sono le due taghine. Allora, le mettiamo qua. Adesso ho scatoline per una confettata, praticamente. Le mettiamo qui un secondo. Ok. La scatolina non è prettamente legata. L'ho chiamata scatolina tra me e te perché non sapevo come chiamarla, ma in realtà non è unicamente dedicata a San Valentino. Ho deciso di farla uscire con questa collezione perché mi sembrava avesse senso presentarla in un momento in cui si regalano cioccolatini. Ci sono le paillette, non vi ho fatto vedere, hai ragione. Sono qua le paillette, hai ragione, me le sono dimenticata, mannaggia. Eccole. In questo mix di paillette, ce ne sono tante, e ci sono i cuoricini in vendita nelle provette. Abbiamo quelli rossi e quelli trasparenti, qui ci sono quelli rosa e quelli fucsia. Adesso me ne cerco uno fucsia. Tu sei fucsia, vieni qua, guardate, rosa e fucsia. E le paillette sono grigie, tre colori di grigio e rosa, due colori di rosa. Adesso vi faccio rivedere tutto, adesso devo reimbarattolare queste. Scusate. Queste paillette mi piacciono molto, non esattamente da avere tutte sul tavolo così, ma adesso le raccolgo. I cuoricini piccini sono piccini piccini, ma sono così carini. Allora, mettiamo tutto dentro qua. L'altro giorno Chiara, che faceva l'inventario, ho trovato una serie di questi cuoricini tutti per terra. Scappano perché sono 3 mm nella parte del sigaro, lo smalto abbinato. Volete farmi fare un TSO? Capirei, eh? Mi sembrava carino, già che sono in pigiama. Ah, qui c'è un pezzo di ritaglio. Vabbè, queste paillette qua le tengo io perché ci ho rovesciato dentro un po' di roba. Questo lo mettiamo via e riprendiamo in mano tutta la collezione. Allora, il pad di carta l'ho messo qua. Dunque, ripercorriamo i tre bundle. Il bundle tra te e me, solo la carta di credito, è un nome ironico che significa che prende, cioè, ci divide solo proprio la carta di credito, vuol dire che c'è tutto, e per tutto intendo che c'è tutta la parte di collezione carte, carte da rivestimento, abbellimenti, fustella, timbro degli gnomi, fustella degli gnomi e la fustella delle scatoline. L'altro bundle, quello dove c'è scritto solo con fustella, che costa 101, prevede solo la fustella degli gnomi per chi non volesse la scatolina. Poi c'è il bundle senza fustelle,
quindi c'è tutto quello che vi ho fatto vedere tranne le due fustelle, per chi non avesse la bichot o per le persone a cui non interessa la fustella. Quindi pad di carte, che adesso vi faccio vedere singole perché ce le ho qui sotto. Aspettate che giriamo. Le carte, tutti gli elementi li trovate anche acquistabili singolarmente, quindi se comprate il bundle e volete aggiungere qualche carta perché vi piace particolarmente, se volete aggiungere, non lo so, lo dico a caso, due pacchettini di die cut, due pacchettini di puffy stickers, potete farlo aggiungendo poi singolarmente gli altri prodotti. Queste sono le carte. È una collezione che mi piace molto, anche se diciamo che romantica non è esattamente l'aggettivo che userei per descrivermi, però insomma è partito tutto da questo pattern di cuori e da lì ci ho costruito questo. Questi gnomi li avevo visti tempo fa, mi piacevano tantissimo e ho pensato vabbè, prima o poi li userò, anche se San Valentino non è esattamente quello senza fustella, è quello dove c'è scritto senza fustella, è quello che adesso non mi ricordo il prezzo, quello che ha il prezzo minore perché non ci sono le due fustelle. Nel dettaglio dei prodotti trovate tutta la descrizione comunque e tutto quello che c'è, salvo errori da parte mia, però dovrebbe essere tutto a posto. Questa è divisa in due fasce, quello da 122 c'è tutto, anche la scatolina, Daniela, così. 82, grazie, non me li ricordavo, quindi 122, 101, 82, 82, quello senza fustelle. Questi sono gli gnometti, questo è il foglio delle tesserine, questi due ticket che ci sono qua sono lo spunto per fare poi delle fustelline fatte così, la sto già mettendo in grafica, quindi insomma spero... Senza Bigabit la riparerai prima o poi questa Big. Adesso non mi hanno ancora risposto i fornitori a cui ho chiesto per quel meccanismo lì. La vedo difficile secondo me, perché di solito quando sostituivano la parte meccanica sostituivano la manovella e gli ingranaggi dentro, però non avevo neanche mai chiesto, quindi vediamo cosa ci rispondono, speriamo che ce la riparino. Però ho un po' paura che forse nessuno ci voglia mettere mano. Poi... queste sono le 12 carte all'interno del pad di carte. Questo è l'acetato, questo è il vellum. La Big Shot nuova è sempre ferma come data dai distributori al 22 gennaio, quindi speriamo bene. Ci sarà una fustella, vorrei fare una fustella per i ticket, sì, sto studiando come farla. Se arriva abbastanza puntualmente ai distributori intorno al 22 di gennaio, verosimilmente noi potremmo pensare di averla per i primi di febbraio. Se la mettono in spedizione e la situazione si sblocca, chi ha fatto l'ordine con il trovalo per me riceverà la mail che dice che l'ordine è un preordine in attesa di pagamento. Quindi vuol dire che è stato confermato e che arriverà. Questo è il foglio di sticker 12x12. Con le frasette, i tab, le clip, i banner e tutta una serie di adesivi. Poi le carte da rivestimento sono 5, questa e queste due. Adesso vi faccio vedere la carta di febbraio, che se non ricordo male era quella che si sposava bene. Questa è la carta 163, è la carta dei My 12 Days di febbraio, ma si sposa perfettamente con questa collezione. Non l'ho messa nel bundle, non l'ho messa nella collezione, ma se cercate un rosa da abbinare, un rosa più tenue, la 163 è perfetta perché si sposa perfettamente. Non è stato fatto apposta in realtà, però quando ho tirato giù i campioni di colore ho visto che erano praticamente identici due rose e ho deciso di farne una sola. Poi questa qui adesso la mettiamo via. Poi abbiamo i die cut. Poi i puffy stickers, sempre due lati. I chipboard, le paillette, stavo dimenticando prima. Il washi che io ho già brutalmente messo in uso. Il washino con le letterine, gli enamel dot, 6 colori, la gnometta shaker, il timbro degli gnomi
e la fustella degli gnomi, che vi fustella, vi scontorna tutti gli gnometti e le scritte grandi, queste scritte qua. E nel bundle che prevede quello solo tra te e me, solo la carta di credito, c'è anche questa fustella qua, che è la fustella della scatolina, che ho pensato di far uscire insieme alla collezione di San Valentino perché aveva senso visto il periodo, ma ovviamente è una scatolina, quindi può essere usata per qualsiasi evenienza vi piaccia o la riteniate idonea. Incolliamo la nostra scatolina craft, vediamo, magari è passato un po' troppo poco tempo, però allora incolliamo le due parti qui sotto. Incolliamo queste parti qui, così. Anch'io non so colorare, Rossella. Sono in attesa di tempi migliori in cui avrò tempo di dedicarmi anche a questo, in cui potremmo pensare di organizzare qualche corso a cui parteciperò pure io. Teniamo fermo qui. Sì, sì, lo spediamo con i My Twill Tales. I My Twill Tales di gennaio e febbraio, salvo che non vogliate che venga spedito prima, ovviamente. Però inizieremo a smistarli dal 17. Ho mandato ieri una mail a tutti gli abbonati dicendo che dal 17. Sì, sì, nel bundle, in tutti e tre c'è, Roberta, la gnometta. C'è in tutti e tre i bundle. Dicevo, ho mandato una mail dicendo che inizieremo a smistare i kit verosimilmente dal 17. Siamo solo in attesa che ci consegnino le carte, il resto c'è tutto. Ci vorrà una decina di giorni per smistarli tutti. Se riusciamo a essere in più di due, magari riusciamo a essere un pochino più celeri. Vi anticipo che il 19 io credo che sarà fuori uso, perché il 18 ho la terza dose di vaccino, quindi probabilmente avremo un filino di ritardo. Allora, facciamo prima le due parti facili, che sono questa qua. Ah, guardate, questa l'ho incollata al contrario. No, è giusta. Niente, sono io che non capisco. Così, queste sono quelle facili. Poi, questa qui è quella un po' più complicata, che adesso dobbiamo piegare con attenzione perché non sappiamo se la colla. Sì, più o meno, ce l'abbiamo fatta. Ok, e quindi questa la spingiamo in dentro delicatamente. E facciamo questo. Vedete? Col craft è la morte sua. Ne chiudiamo una alla volta, pinziamo queste due insieme e tiriamo la linguetta. Se non è ben incollata, qui vi si scolla. In questo caso però direi che è stato sufficiente il tempo che l'abbiamo lasciata incollare, quindi è perfetto. Pieghiamo in dentro queste, così, e tiriamo giù la linguetta. Questo vi dico che è frutto di esercizio di una serie di fustellate, una serie di assemblaggi, quindi non vi scoraggiate se al primo colpo non vi viene la fustella, va benissimo. Non hai ricevuto la mail? Guarda nello spam, perché finiamo spessissimo lì. L'ho mandata ieri nel pomeriggio tardo. Vedete, i fori bene o male coincidono qua. E la scatolina è perfetta. Questa è forse quella migliore che mi sia mai venuta. Allora, il craft ha la grammatura perfetta per queste scatoline, assolutissimamente perfetta. Adesso gli metto anche un pezzetto di twine. Con la mia carta si riesce benissimo, si riesce benissimo con qualche accortezza, come vi dicevo. Con la carta della Tailored anche, l'unica cosa è che sprecate un pochino più di carta perché i fogli sono più piccini, quindi ovviamente non riuscite a ricavare due scatoline intere da un unico foglio. Io della disperazione ho provato perché non avevo timore di aver fatto pasticci e quindi avevo una certa premura di capire. Questo è il craft della Basil, semplicemente. Sì, se cercate Basil craft, se non lo trovate scrivetelo con la K, perché si scrive con la K, se lo cercate con la C non esce. Ne abbiamo in buona quantità, quindi non vi preoccupate. Facciamo entrare qui il nostro bandolino, lo leghiamo a cappio. C'era scritto proprio solo questo, Antonella, che inizieremo dal 17, che comunque se scrivici che te la rigiriamo, però la mail controlla
che non sia in una sezione notizie, perché l'ho mandata a tutti gli abbonati proprio tirati giù massivamente dal sito, quindi deve esserci, salvo che non ci sia un anti-spam particolarmente potente che ci elimini direttamente. Può succedere, è successo con alcuni clienti, o che non sia sbagliata l'abbonamento dei MyTutorials. Ho mandato ieri la mail, controllate lo spam, vi prego, si genera martedì il rinnovo. 363,3. Tutto bene, tizia. Se te l'ho mandata è perché c'è l'ordine. Che c'è l'ordine, Tiziana? No, ma mi consola. Perché è troppo. Ma non è neanche tanto da me, San Valentino, però avevo visto questo pattern di cuoricini e non ho veramente saputo resistere. Allora, potremmo anche infilarli tutti e due di modo che sia un po' più, si potrebbe anche fare così in realtà, perché poi così si scioglie il cappio ed è un po' più semplice. Allora, riprendiamo le forbici. L'ho ribattezzata la scatolina della pazienza, perché bisogna pazientare e attendere che sia tutto ben asciutto. Sapete che io, in quanto pazienza, non sono esattamente così performante, quindi vedete? Così. E allora, la mail l'ho mandata a tutti coloro che hanno attivato il nuovo abbonamento, quindi da dicembre in poi. Controllate la sezione notizie, controllate la sezione newsletter. È arrivata, non ho ricevuto praticamente nessun messaggio che diceva che la mail non era consegnabile, quindi tendenzialmente dovrebbe essere arrivata a tutti. Tu ne hai ricevute due di mail, perché probabilmente hai anche l'abbonamento di Fustelle? Oppure ho sovrapposto, perché li ho dovuti dividere in tre tranche. Controllate la sezione spam, per cortesia, controllate la sezione info, news, l'accorpamento delle mail, perché quando arrivano dallo stesso mittente spesso vengono accorpate. Guardate quello, perché vi assicuro che le mail sono state mandate a tutti, solo che i servizi di visualizzazione, che cambiano da gestore a gestore della posta, a volte le accorpano, le spostano di default nella cartella delle notizie, delle news, delle newsletter, dello spam, e quindi ovviamente è difficile trovarle. Però vi giuro che sono state mandate tutte. Ve lo riporto su Messenger tutto il testo, che così è comodo per tutti, su Messenger, scusatemi, su Telegram e anche su Facebook, così magari non dobbiamo stare a rimandare ogni mail, che diventa veramente un pochino complicato. Può essere che ne abbiate ricevute due, perché ho diviso in due l'elenco dei mittenti, perché era tipo di 480 tra una cosa e l'altra, e quindi magari non ho diviso bene i due numeri. Arriva con il nome ordini. Controllate la sezione spam. Lo so che voi mi dite che non c'è, ma la mail è arrivata. Controllate solo perché è possibile che abbiate uno smistamento automatico della posta. Vi assicuro che in tanti non lo sanno, ma Google, Libero fanno così: vi spostano di default le mail che hanno più destinatari, e che quindi, ovviamente, come questa, che hanno circa 200 destinatari per mail, le spostano direttamente nella sezione info, news. Molti nello spam, in alcuni casi mi è capitato di constatare che venisse proprio cancellata la mail, e lì purtroppo non ci possiamo fare niente, però questa volta non ho ricevuto nessuna notifica di messaggio rimbalzato, diciamo, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Un rapporto molto amichevole. Allora, arrivano con ordine, sì, dipende con quale mail la faccio partire, di solito quella che è un po' più un po' meno passibile dello spam, diciamo, quindi o ordini o shop, di solito sono queste le due mail con cui giro queste comunicazioni, perché la mail info è praticamente condannata allo spam, già solo perché si chiama info. Google le mette direttamente in altre cartelle, Muriel, ma anche Libero, se non si disattiva questa cosa, per esempio Libero le sposta tutte in un'altra sezione che, se non sbaglio, si chiama notizie. E quindi, boh, non puoi generarlo, non lo generi tu, Stefania, ma viene generato da solo il 12. Adesso vi copio il testo della mail sia su Telegram che su Facebook, così lo potete leggere tutti, senza bisogno che dobbiamo reinoltrare le mail, ma vi assicuro che sono nascoste in qualche sottocartella del vostro gestore della posta, sono accorpati a qualche altro messaggio che arriva sempre da quella casella che si chiama ordini. Questo purtroppo è un qualcosa su cui non so darvi grande supporto, perché è talmente specifico il caso da gestore a gestore. Io ho constatato questo
questa cosa sia con Libero che con Google, che se non si disattiva questa funzione di smistamento automatico è un pasticcio. Comunque, allora, io per stamattina vi abbandono, voilà, così. Allora, cosa vi devo dire? Dunque, è tutto online. Domani lavoreremo agli ordini che arrivano oggi e che continueranno ad arrivare domani. Se avete anche l'abbonamento ai kit, questo verrà, salvo che non vogliate che venga spedito prima e quindi ce ne dovete fare richiesta, verrà spedito insieme agli abbonamenti. Diversamente, ovviamente, per chi non ha abbonamenti o articoli in sospeso che devono arrivare, verrà spedito tutto subito. Spero che la collezione vi piaccia. È una collezione un po' diversa rispetto a quello che facciamo di solito, però mi ero talmente tanto innamorata di questo pattern di cuoricini che ho assolutamente voluto farci qualcosa. E nulla, adesso vi copio sui canali di Telegram e su Facebook il testo della mail che ho mandato agli abbonati, così ce l'avete facilmente reperibile, insomma. E credo di avervi detto tutto. Scatolina riuscita, ne ho montate 4-5 durante il live, sono molto soddisfatta di me stessa, mi darei un'autopacca sulla spalla. Per ora è tutto, grazie a tutti ancora per la compagnia, per l'entusiasmo con cui accogliete sempre tutte le nostre uscite, le nostre novità, e ci aggiorniamo domani quando inizieremo a vedere la luce dopo gli ordini. Buona giornata, ciao!